giocatori e i tifosi di una delle due squadre. È quanto accade a San Siro, dove il Milan vince a mani basse contro un Udinese troppo inferiore per poter sperare di creare problemi all'11 di Ancelotti, che inanella così l'ottava vittoria consecutiva, eguagliando la striscia realizzata nel passato campionato tra febbraio e aprile. Un Milan che va in campo con la 15ª formazione diversa in 15 partite e si affida alla coppia più bella del momento, quella formata da Gilardino e Inzaghi. Si vede subito che Super Pippo c'è, ma lui che vive per il gol dovrà accontentarsi di vestire i panni dell'uomo assist contro un Udinese che, non bastasse la clamorosa inferiorità, deve pure rinunciare dopo pochi minuti al nigeriano Obodo. Ma al di là di questo contrattempo è troppo netto il divario in campo e il Milan comincia a fare le prove di goleada con Gilardino, la cui rete viene però annullata per fuorigioco. Ma dicevamo dell'assist man Inzaghi, parte dal suo piede sinistro il pallone che Gilardino, ancora lui, protegge da campione e che dopo un'intelligente giravolta facendo perno su Felipe scaglia di punta alle spalle del debuttante Paoletti, il sostituto di De Sanctis. Primo gol a San Siro per il numero 11 rossonero dopo i 5 realizzati in trasferta. Il Milan, nonostante il vantaggio, non specula giocando di rimessa, continua a pressare, a costruire pericoli per la porta avversaria. Kakà e Serginho fanno le esercitazioni di tiro verso la porta friulana. Per Dida invece c'è poco lavoro e quel poco lo deve sbrigare poco dopo la mezz'ora, quando l'Udinese prova a farsi intraprendente, prima con Nonno Sensini, 39 anni suonati, e poi con Di Natale che spara di controbalzo un'intelligente sponda di testa di Iaquinta. Ma quello bianconero è un fuoco di paglia che si spegne subito sotto l'acquazzone di San Siro e sotto il tornado rossonero, e il Milan riprende a dirigere le operazioni e arriva al raddoppio con Clarence Seedorf che, servito da Inzaghi, indovina l'angolino basso alla sinistra di Paoletti. E siccome 8 giorni prima il Milan aveva chiuso sul 3-0 il primo tempo coi bianconeri juventini, coi friulani si ripete, e a ripetersi ancora Andrea Pirlo che prima dell'intervallo impallina su punizione Paoletti, che si aspettava evidentemente il tiro nell'angolo alla sua destra. Inizia il secondo tempo e almeno nella prima parte è pressoché identico al primo, e l'azione del 4-0, Seedorf, Kakà e spunto di Serginho con tanto di assist per il secondo gol di Gilardino, è un pezzo da cineteca che esalta la coralità della manovra rossonera. Milan dunque sugli scudi, Udinese paurosamente allo sbando, il povero Paoletti ha tutto il suo bel da fare per opporsi agli scatenati avversari e in questo caso ringrazia l'involontario fair play di Kakà. Per fortuna che a dare una mano agli uomini di Cosmici pensa Gattuso, che non tira indietro il piede manco sul 10-0. Pieri concede il rigore e Iaquinta spara diritto per dritto, realizzando quello che a conti fatti sarà il gol della bandiera dei bianconeri. Ci sarebbero altri episodi dubbi sui quali discutere, ma vista la differenza dei valori in campo, tenendo conto che non avrebbero influito sul risultato finale, ve li mostriamo per dovere di cronaca. Una scorrettezza di Nesta su Iaquinta, quella di prima, e quest'altra di Bertotto ai danni di Kakà. Intanto Ancelotti ha dato spazio all'ex Jan Kulowski, ma a farsi vedere Di Michele, messo in campo nel corso della ripresa al posto di Muntari, che impegna Dida con una stangata forte ma troppo centrale. Ma il Milan ha ancora risorse, soprattutto ha ancora dalla sua un Serginho dirompente e travolgente, che non si accontenta di fare bene la fase difensiva, ma che diviene uno slalomista imprendibile per i paletti della difesa friulana. Sul suo sinistro, respinto da Paoletti, Kakà non ha problemi a firmare il gol che vale il pokerissimo. Dopodiché il giovane brasiliano, 4 gol finora in campionato, saluta e se ne va, lasciando spazio a Johan Vogel, uno che non ha grande dimestichezza con il gol, eppure anche lui ci prova ed è bravo Paoletti a distendersi, evitando così quella che sarebbe stata la rete del 6-1. Ma 5 francamente già bastano e avanzano. Dunque sospinto sugli esterni dal binario brasileiro, quello formato da...